Nella versione 2020.1, Tableau ha rilasciato una nuova e richiestissima funzionalità, la possibilità di aggiungere parametri dinamici alle nostre dashboard. I parametri dinamici sono stati progettati per eliminare la necessità degli utenti di aggiornare i workbook ogni volta che vengono apportate modifiche ai dati sottostanti. Vediamo ora come questa nuova feature viene implementata. Per dimostrarvi ciò e le differenze con le precedenti versioni, ho due workbook aperti, uno nella versione 2019.4 e un altro nella nuova versione 2020.1. Ma procediamo con la versione 2019.4. Come in ogni workbook di Tableau, si può aggiungere un parametro basato su appunto un campo delle nostre dimensioni. In questo caso abbiamo creato un parametro sul campo segmento. Cliccando su Edit possiamo osservare le caratteristiche. In questo caso si tratta di un parametro di tipo stringa che contiene una lista di valori. Uno dei problemi che si verificava in precedenza era costituito dal fatto che nel momento in cui si andava ad aprire nuovamente il workbook e supponendo che i dati alla base fossero aggiornati, i valori del parametro però non si aggiornavano automaticamente, per cui ci si trovava di fronte a due alternative: o andare a modificare il parametro manualmente aggiungendo i valori mancanti nello spazio qui in basso, oppure andare ad utilizzare un filtro. Procediamo ora a simulare il caso in cui ci siano delle nuove entrate nel nostro dataset. Andiamo quindi ad aprire il nostro file Excel Sample Superstore e andiamo a modificare un'entrata, supponendo di avere appunto un nuovo valore per il 2020 e invece che avere corporate avremo una nuova dicitura denominata appunto New Corporate. Procediamo a salvare il file, lo chiudiamo e andiamo a fare il refresh del nostro estratto. Clicchiamo sul dataset, su Extract, Refresh. A questo punto, qui in basso, troveremo il nostro nuovo data point. Però il nostro nuovo valore non è purtroppo visualizzabile nella tendina del nostro nuovo parametro. Quello che bisogna fare è andare a cliccare nuovamente su Edit, cliccare su Add from Field e su Segmento. A questo punto avremo il nostro nuovo valore, ma avremo anche dei valori in rosso, proprio perché Tableau riconosce che le entrate Customer, Corporate e Home Office erano già presenti. Quindi a questo punto procediamo a cliccare su Clear All e ripetere l'operazione Add from Field Segment e avremo quindi i nostri nuovi valori. A questo punto però andiamo a vedere come si presenta questa nuova funzionalità nella nuova versione di Tableau, ovvero nel 2020.1. Andremo a creare un parametro sempre dal nostro segmento, tasto destro, Create Parameter. E avremo la nostra nuova interfaccia che si presenta leggermente differente dalla precedente versione. Il nostro parametro sarà sempre di tipo stringa, una lista di valori, ma qui sulla destra avremo una nuova opzione, che è proprio quella che andremo a selezionare, ovvero dovremo dire a Tableau che ogni qualvolta il nostro workbook si apre, noi vogliamo che il campo segmento si attualizzi appunto con i nuovi valori. Clicchiamo su OK e a questo punto andiamo a fare il refresh del nostro estratto. Qui di sotto vedremo la nostra nuova entrata, però non vedremo ancora.
nostro new, appunto, new corporate nella tendina del parametro. Per fare ciò, appunto, dobbiamo chiudere e riaprire il workbook. Lo salviamo e lo andiamo a riaprire. A questo punto saremo finalmente in grado di vedere la nostra nuova, il nostro nuovo valore nella tendina del parametro.